Ok, ti interrompo perché vedo che il nostro Andrea Righi, direttamente insomma dalle piazze, dai territori più caldi, soprattutto dal primo tentativo di collegamento, forse è pronto. Sentiamo se è pronto. Ciao Andrea, Emiliano e eccolo. ciao a tutti gli amici di Oh, Vertigo. Io sono Andrea perfetto. Ramboso Righi e oggi mi trovo a Padova. Padova, in uno dei locali più trend del momento della città, che si chiama Le Buone Voglie, che è in Corso del Popolo. Le Buone Voglie, sembra il titolo di un film hard, ma non è così, giusto? Lui è Maurizio, è titolare, è gestore di questo bellissimo posto e oggi, per voi di Vertigo, e soprattutto per noi perché andremo a berlo, parleremo dello spritz. Non so se tu sai la storia di questo aperitivo. Oddio, no, no, no. Lo spritz è nato nel IX secolo a Venezia, esattamente a Venezia, però narra la storia, narra questo, dice che è stato inventato dai soldati austriaci che erano lì nel periodo della Serenissima, quando Venezia era uno stato. E essendo i vini veneti di quel periodo molto forti, perché arrivavano all'incirca 22-23 gradi di graduazione alcolica, molto molto forti, i soldati austriaci cosa facevano? Allungavano i bicchieri di vino con dell'acqua, in poche parole spruzzavano l'acqua dentro ai bicchieri di vino. In tedesco, in austriaco, in tedesco, spruzzare si dice spritzen, di conseguenza da lì nasce lo spritz, la parola spritz è arrivata. Dopo, col tempo si è evoluto, però in tantissime province si beve ancora con Belluno, Nord, Vicenza, anche si beve nelle montagne, perché Vicenza mi ricordo Asiago, si beve soprattutto acqua e vino. La ricetta dello spritz. Oh, qua, Ufficiale. sì. Allora, noi la facciamo con un terzo, quindi un terzo Aperol Campari, ghiaccio tantissimo e vino frizzante Veneto e Selezione, naturalmente, quindi lo Certo. spruzziamo, certo. Pettina d'arancia. E oliva? L'oliva noi la mettiamo a Che di solito parte, di però solito certo, poi dipende, se vogliamo dipende dai mettiamo a gusti parte, anche esatto, certo, da chi lo fa. quando vediamo. Lo spritz più bevuto qua a Padova? Beh, vince l'Aperol di sicuro, vince l'Aperol anche se il Campari sta recuperando, secondo me, parecchio. L'Aperol che è riuscito a distribuire lo spritz e farlo diventare famoso anche nelle altre regioni del nord, nord Italia, di conseguenza non è più, è una moda veneta, però adesso è stata esportata un Sì, lo po' anche trovi in verso tutto il il resto delle mondo, regioni. Andiamo a bere lo Io spritz? bevo questo spritz, vedete che vado, vediamo Va se lo prendiamo. Ragazzo di due spritz! Vai, eccoci, arrivano, Questi sono i bellissimo. problemi della diretta. Se Certo, ti intanto tu porta bevi, io entro. lavoro. Questo è da licenziare, secondo me, che è troppo lento. Bene, Intanto, bene, Emiliano, alla bene. faccia tua, noi ci beviamo questo spritz, Appunto, alla ti faccia di voi, ringrazio. Era quello che per stavo gli spettatori che dicendo. state guardando in diretta a questo momento. Noi andiamo a bere lo spritz, andiamo fino a. Ah, happy hour, la parola happy È hour, cosa vuol dire? allora, Traduzione. felice in traduzione diretta, ma Che diciamo non vuol dire che che la gente si trova in quell'ordine che diventa tutta felice, no, ma. no, diciamo che è un'ora fatta apposta per l'aperitivo, dove magari vengono servite degli spiritini particolari. Ecco qua. Eccolo qua. Grazie. Perfetto. Un litro. Grazie. Benissimo. Grazie. Le due bottine. Grazie. Immantabili per lo spritz. Grazie. Grazie mille. Bene, E a questo punto amici di direi che Vertigo, vediamo Emiliano, voi. Grazie. Cin cin, Salute grazie ragazzi. da Padova, Andrea Ramboso Certo. Righi, è tutto, ciao. Ciao. Ciao ragazzi, loro se la sbevazzano e noi, come dicevo, siamo qui.